il 5, 6 e 7 novembre potremo vedere al cinema Conversazioni su Tiresia di e con Andrea Camilleri. In un evidente processo di immedesimazione per l'ormai irreparabile cecità, lo scrittore siciliano rende omaggio alla figura del mitico indovino cieco, esplorando la galleria di sue reincarnazioni letterarie presenti nella letteratura occidentale degli ultimi almeno 2500 anni. Dall'origine omerica nell'Odissea al quinto inno di Callimaco, oltre ovviamente all'apparizione più celebre nell'Edipo re di Sofocle per ciò che riguarda i classici greci, arrivando con una certa ironia alle satire di Orazio e Giovenale, passando per Stazio, per la rivisitazione della tragedia sofoclea di Seneca e per Luciano di Samosata, Camilleri sembra in realtà apprezzare di più le versioni moderne del mito di Tiresia, anche se condisce il suo discorso con una saggia tirata antifreudiana. Obbligatoria la citazione dantesca, molto sottili i richiami a Poliziano e a Milton, ma abbiamo particolarmente apprezzato la citazione delle mammelle di Tiresia di Guillaume Apollinaire, prima opera chiamata surrealista nella storia della letteratura, e il sacrosanto soffermarsi sulla rilevanza da protagonista che la figura ha nei Cantos di Ezra Pound e in The Wasteland di T.S. Eliot. Nella sua dotta panoramica a Camilleri non poteva certo sfuggire la menzione del fondatore del Living Theatre, Julian Beck, che interpretò Tiresia nell'Edipo re di Pasolini, come anche non poteva mancare un riferimento al grande sapiente cieco della letteratura del Novecento, ovvero Jorge Luis Borges. Anche Virginia Woolf e Friedrich Dürrenmatt ottengono la giusta considerazione da parte dell'autore di Montalbano per le loro moderne e illuminanti rivisitazioni della figura di Tiresia. Camilleri insiste molto sul legame tra cecità e veggenza. Di tutte le citazioni memorabili che egli evoca, la più adatta non è presente perché riferita in realtà non a Tiresia ma a Edipo. Ci riferiamo a un frammento dell'ultimo Elderlin che afferma: il re Edipo ha forse un occhio in più. Al di là della grande suggestione della eroica prestazione di Camilleri dello scorso giugno nel Teatro Greco di Siracusa, luogo legato a doppio filo alla radice stessa della tragedia greca, poiché Eschilo vi mise in scena le Etnee nel 470 a.C., prestazione in cui l'autore 93enne si è esibito a memoria davanti a 4.000 persone, lo sforzo dello scrittore è apprezzabile perché offre uno sguardo alessandrino senza scadere negli sterili compiacimenti tipici di certo postmoderno. Lo spettacolo inizia giustamente con The Cinema Show dei Genesis, brano anch'esso ispirato a Tiresia, e affronta quasi tutti i circa 60 autori che si sono occupati della figura mitica, da un lato con un respiro diacronico, dall'altro con perfetta consapevolezza storica di ciascun autore, che si parli di Milton o di Stravinsky, di Cesare Pavese o di Omero. Speriamo che non sia il testamento dell'autore siciliano, ma qualora lo fosse, sarebbe una degna testimonianza del suo grande amore per la letteratura.